stabile. Oggi vi spiegherò come riparare il BIOS di vari modelli HP, in questo caso del Pavilion DV5, che è stato un prodotto di lancio dell'HP fino a pochi anni fa. Questa guida è valida sia per il DV5, il DV6, X16, eccetera, eccetera. Potete fare tutte le prove che volete, tanto una volta che avete il BIOS danneggiato, l'unica cosa che vi resta è provare. Non potrete combinare, diciamo, niente di terribile, oltre a questo punto. Quindi accendete il PC, scaricate questo file, SP46073, che trovate sul sito dell'HP, eseguitelo, quindi doppio clic, in questo caso siamo su Linux, andate avanti, accettate la licenza, estraete il file, non l'abbiamo già estratto, quindi andiamo cancel, e l'abbiamo messo in questa cartella. È una cartella qualsiasi dal desktop. Apriamo questa cartella e all'interno troveremo questi file. Ora, di questi file a voi interessa principalmente questo, 3610fr2.fb, che noi adesso andremo a rinominare e a cambiare l'estensione in continuazione, copiandolo più volte. Allora, per prima cosa dovete aprire il file platform.ini. Eccolo qui, andate su platform check e in questo caso noi su platform name e platform name 2 abbiamo 361 B e 3610. Voi potreste averne diverse, cioè dei numeri diversi, per questo motivo vi conviene aprirlo ogni volta. Siccome noi abbiamo platform name 361 B e 3610, cosa facciamo? Questo file, il platform, il 3610F32, cosa ci facciamo? Lo copiamo, quante volte lo dobbiamo copiare? 2, 4, 4 volte qua dentro, anzi 5 perché metteremo anche se stesso. Quindi prendete questo file, lo copiatelo 5 volte all'interno di questa cartella. 2, 3, 4, 5. 5 copie. Cosa fate? Nel nostro caso prendiamo la prima copia, la rinominiamo e la chiamiamo 361B. 361B. ROM. Grande. La stessa identica cosa la facciamo con un'altra copia qualsiasi. Che andremo a chiamare 361B. Bin. Fate la stessa cosa fino a quando non otterrete il risultato. Questo risultato qua, la chiavetta che abbiamo già preparato. Questo è il risultato qui. Vedete? Bin rom, bin rom. I file saranno due. Che troverete? Il file 3610f32.fd che andrete a collocare col platform mini del platform check 1 senza numero. È un altro file che in questo momento non abbiamo, perché siamo su Linux e abbiamo avuto dei problemi di compatibilità, che si chiamerà 3600 se non ricordo male, 3610, e lo andrete a rinominare così, 3610.bin.rom. Dopo aver fatto tutto questo, inserite tutto in una chiavetta formattata in o FAT32 o in FAT16, come preferite voi, la classica formattazione, e andate a inserire tutti questi file qui dentro. In questo caso noi abbiamo messo anche questo file che si chiama croft.1.0.bin.rom perché il nostro platform ini ci diceva che all'interno, nella riga 3, avevamo anche croft1.0, quindi abbiamo rinominato il secondo file come croft.1.0.bin.rom. Il risultato nel nostro caso sarà questo. A parte i file originali, cioè a parte questi file rinominati, bin e rom, abbiamo inserito anche i file originali. FD, 30F, 2F, 38FD e 3622F38FD.
sicurezza. Quanto più fe ne mettete, meglio è. Avete più probabilità, diciamo, di indovinare. Chiudete. Togliete la chiavetta. La chiavetta, diciamo, sarà qui. Sarà pronta. Ora cosa dovete fare? Togliete la batteria. Noi l'abbiamo già tolta. Aspettate almeno 5 secondi. Dopodiché cosa fate? Collegate la chiavetta in una qualsiasi porta USB. Aprite lo schermo. Collegate il jack d'alimentazione. Aspettate 5 secondi. E tenete premuti questi tasti. Logo Windows B. E nel frattempo accendete. Tenete premuti questi tasti per 15 secondi. Sentirete diversi beep, è normale. Aspettate, e dopo un po' vi comparirà sullo schermo la possibilità di flashare, diciamo, il fatto che il computer stia flashando il BIOS. Notate che la procedura va avanti perché diciamo, il LED luminoso della chiavetta, nel caso in cui avete un LED luminoso nella vostra pendrive, lampeggia. Guardiamo lo schermo, ecco che si è acceso. Eccolo qua, flash status, sta flashando il BIOS. Ci sta poco, un minuto più o meno. Spegnimento. A fine procedura si spegnerà automaticamente. Eccolo qua. E una volta acceso il computer, tutto funzionerà normalmente. Va bene, amici, per questo, diciamo, video è tutto. Alla prossima.